curiosità, benvenuti ragazzi, sono Cattolico, oggi ragazzi appunto di Incredibili, in quanto vi andrò a far vedere un allenamento molto importante per quanto riguarda la difesa e le letture in backboard, quindi praticamente quella palla che vi arriva sopra la traversa rimbalza e voi dovreste andarla a prendere subito, ma siccome fate cagare come me non ci riuscite, missate, quelli tirano, segnano, vi reportano, cancellate il gioco, scaricate Fortnite, vedete che fa schifo, ricancellate Fortnite, scaricate Rocket... È ritornato al punto di prima perché non avete fatto il mio allenamento. L'allenamento, ragazzi, si chiama Backboard Ritz di Rizzo. Sono 8 parate. Il primo, ragazzi, è una lettura semplice. Praticamente l'attaccante tira e voi dovete andare a leggere la palla. Vi mettete qua tranquilli e la rinviate. Ad esempio, questo rinvio è ottimo perché dà sia la possibilità del al vostro team comunque di contrattaccare, sia comunque spazzate la palla. Quindi pure se il vostro team non vi followa, almeno la palla alla porta non ce l'avete più. Andiamo subito col secondo. Il secondo è un rimbalzo stranissimo praticamente, che bisogna andare a toccare così, verso il lato, perché già farlo rimbalzare verso la loro porta è molto difficile. C'è il rischio di stoppare la palla rendendola morta e facendola cadere, per poi dare la possibilità agli avversari di segnare. Quindi meglio metterla al lato come ho fatto io. Il terzo è sempre un tiro alto, che comunque potrebbe essere pericoloso per un follow, quindi il compagno dell'avversario che segue la palla e tira leggendo la palla al muro. Comunque si para tranquillamente così, vi mettete qua e la rinviate sempre di lato. Comunque rinviarla di lato, ragazzi, è sempre la scelta migliore per non sbagliare, quella più safe, e ci sta. Il quarto è un semplice rinvio laterale, la mettete così, oppure provate a fare il pinch, quello figo, per comunque contrattaccare. Però il primo metodo è sempre il più safe e comunque migliore, perché pure questo, pure se avete fatto comunque la cosa figa di cercare di contrattaccare facendo un pinch, magari il portiere loro sta attento, capisce la lettura e tira. Quindi la scelta migliore sarebbe il primo, la prima parata comunque che vi ho fatto fare. Andiamo al quinto. Il quinto è un semplice tiro sopra la traversa, lo rinviate come ho fatto io, quindi saltando e toccando la palla subito dopo che ha rimbalzato. Sesto, raga, è uguale, quindi saltate e cercate di rinviare la palla così il più velocemente possibile. Andiamo subito col settimo. Normalissimo, vi mettete qua e cercate di leggere la palla, così già va bene. Andiamo con l'ultimo. Questo allenamento, ragazzi, è molto importante perché molti di questi tiri spesso vanno in porta, perché magari, pure io lo faccio per ora, magari uno esita, non ci va, poi arriva l'attaccante e tira. Questa come si para, ragazzi? Vi mettete qua e alzate la palla il più possibile, così per dare il tempo o a un vostro compagno comunque di riprenderla rinviando, oppure comunque io lì potevo comunque ritoccarla perché mi era attaccata al muro. Questo è l'allenamento, ragazzi, che vi ho voluto portare oggi, è molto importante, vi prego di provarlo perché allenarsi in difesa è molto importante per comunque scalare le classifiche e diventare un giocatore molto bravo e costante, perché secondo me in questo gioco è molto più importante avere una difesa ottima che un attacco ottimo. Trovate sempre comunque il codice per scaricarlo in descrizione, perché io l'ho messo negli elenco allenamenti quelli preferiti miei, non so se c'è in evidenza in elenco. Comunque il codice in descrizione c'è sempre. Io vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, iscrivervi al canale, condividere, ragazzi, il video con il vostro nonno, amici, compagni, tutti quelli che volete. Vado in live ogni giorno su Twitch. Link in descrizione dalle 14 alle 19. Resivo anche su Instagram. Qui del resivo è tutto. Bella. Hey, here comes the beast.